Ciao ragazzi, allora in questo video commentiamo dunque, cioè no, commentiamo. In questo video vi dico dunque la conferenza, cioè la conferenza di intervista di Checco Levore, ex capitano del Lecce. Allora, dunque, l'ex capitano del Lecce, Checco Levore, è stato intervistato e ha parlato appunto del campionato di quest'anno. Allora, Checco Levore, calciatore del Monza ed ex capitano del Lecce, come già sapete, ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport della squadra salentina e non solo. E ora vi sto per dire il suo pensiero. E ha detto proprio queste parole: "Seguo sempre il Lecce, sono contento del campionato che sta facendo. La Serie A è difficilissima, come vabbè, già lo sappiamo. Ci sono giocatori incredibili, soprattutto quest'anno in cui il livello è molto alto. Il direttore Meluso, però, fin dall'estate si è mosso bene, ha mantenuto l'ossatura del gruppo inserendo dei giocatori di livello. Inevitabilmente a gennaio sono serviti degli accorgimenti che però hanno permesso al mister di avere a disposizione un gruppo che può giocarsela fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo." Per ora queste sono le sue parole. "Fino a questo momento la squadra è protagonista di un campionato più che dignitoso. Ora però serve lo sprint finale per coronare il sogno salvezza." Poi ha detto: "Mi piace guardare a calcio sempre un pizzico di romanticismo e sinceramente mi sarebbe piaciuto essere presente anche questo anno." Quindi, come avete già sentito, Levore ci teneva tanto a giocare quest'anno in Serie A con il Lecce. Poi, quindi, "mi sarebbe piaciuto essere presente anche quest'anno. Io c'ero a Lecce nei momenti difficili e in quei momenti ho scelto di rimanere nella mia terra, nonostante mi arrivassero offerte anche da categorie superiori." Queste sono parole importanti. "Mi sarebbe piaciuto fare qualche presenza in A con la maglia della mia città. Io e la società però abbiamo fatto delle scelte in cui ognuno fa quello che si sente e che in quel momento reputa giusto. Le strade si sono divise e io aggiungo purtroppo, perché comunque era uno dei giocatori veramente incredibili. Le strade sono divise, ma sono contento di aver mantenuto un ottimo rapporto con tutti. Posso dire orgogliosamente di non avere screzi con nessuno. Sono e sarò il tifoso numero uno della squadra. Chissà che non ci ritroveremo in Serie A con il Monza", perché come voi sapete, l'ex capitano del Lecce, Checco Levore, in questo momento gioca nel Monza in Serie C. Poi ha parlato di Mancoso, attualmente capitano del Lecce. "Fin dal primo momento Marco ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Nel corso di questi anni ha lavorato tantissimo su se stesso. A Lecce ha trovato fiducia. Ricordo il primo anno in cui non trovava la continuità, è stato bravo, ha lavorato duramente e oggi rappresenta un esempio per chi vuole arrivare attraverso l'impegno quotidiano. Sono molto felice per lui." Poi, per concludere, Lepore chiude dicendo la sua su Liverani: "Quando è arrivato a Lecce, già dal primo allenamento ci ha fatto capire che aveva un grande carisma. Tutti ne siamo rimasti affascinati. Si è capito immediatamente che era arrivato un vincente." Questo è quello che dice Lepore. Poi ancora: "La squadra lo ha seguito fin dal primo momento e ci siamo messi nelle sue mani. Il risultato era sotto gli occhi di tutti e chiunque giocasse faceva bene. Io, Cosenza, Toromino e Caturano lo abbiamo sempre sostenuto dentro e fuori lo spogliatoio." Queste dunque le parole del queste sono le, paro le parole dell'ex capitano giallorosso Checco Levore, parole che ha rilasciato durante un'intervista. E quindi niente ragazzi, questo era un video dedicato a lui, che è comunque un mio parere sulle parole che ha rilasciato nell'intervista. Ha detto parole importanti, ci ha fatto capire che comunque lui
voleva esserci quest'anno in Serie A, però purtroppo le strade si sono divise. Ha detto parole importanti, quindi niente, in bocca al lupo per l'ex capitano giallorosso, uno dei migliori, e noi niente, ci vediamo in un prossimo video.